avremo e abbiamo una serie di proposte che stiamo presentando, che saranno oggetto anche di un'iniziativa per la raccolta di firme per una proposta di legge che presenteremo al Parlamento, un'iniziativa di proposta di legge popolare dove interverremo proprio su questi temi e quindi chiederemo, così ci presenteremo a questa consultazione, a questo dibattito. Noto che l'Unione delle Camere Penali, ma l'Avvocatura, mentre ha trovato come dire, momenti di partecipazione nella discussione sugli altri aspetti delle riforme, ad esempio sul processo, qui è stata esclusa e protagonista delle interlocuzioni è stata la sola Associazione Nazionale dei Magistrati. Ecco, non è una cosa dei magistrati, la riforma dell'ordinamento giudiziario è una cosa che appartiene all'armonia del sistema e ai cittadini, e anche l'Avvocatura deve dire la sua. Cosa chiederete in questi due giorni? In questi due giorni siamo qui a Catanzaro per la nostra inaugurazione e il centro della nostra iniziativa è la figura dell'avvocato e delle sue prerogative. Troppo ricorso al carcere come forma di cautela, troppe intercettazioni di avvocati nonostante la legge lo vieti per interpretazioni giurisprudenziali che noi non corrette, che minano le garanzie, troppi come dire, atteggiamenti di non rispetto che determinano una non sicurezza della funzione, del nostro modo di poter esercitare le prerogative nel processo. Caso Pittelli. Pittelli è un caso, io non mi permetto di entrare nel merito di una singola vicenda processuale, soprattutto non in questa sede. Certo è che dal punto di vista delle vicende cautelari colpisce, per fortuna ha trovato, vedremo, insomma, un punto che quantomeno ha portato l'avvocato Pittelli fuori dal carcere. Sì, è un incontro importante con autorità importanti, ma aperto anche alla società civile. Il Teatro di Catanzaro oggi sarà aperto veramente anche alla società civile che possa sentire quelle che sono le tematiche che noi abbiamo messo al centro di questo importante evento che poi è l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani, prima volta in Calabria dopo 30 anni di vita dell'Unione delle Camere Penali. Il tema è tutelare la libertà del difensore, l'abbiamo coniugato con un'altra libertà, con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura giudicante. Noi riteniamo sempre di più che il giudice debba poter avere una sua autonomia e indipendenza rispetto al potere degli inquirenti, non fosse altro perché è intuitivo che l'arbitro non possa avere la casacca di una delle due squadre in campo. Quindi abbiamo messo al centro del tema questo argomento, pensando poi di fare ovviamente dei passaggi su tutto quello che è lo stato della giurisdizione in Italia, ivi compreso ci sarà sicuramente una valutazione un po' politica, un po' tecnica di quella che è stata la riforma che ha caratterizzato gli ultimi tempi. Mi riferisco ovviamente alla riforma del ministro Cartabia, che peraltro ci raggiungerà per un suo saluto. Ma c'è sempre. CSM è la giornata. No, non abbiamo avuto il tempo ancora di leggere il testo finale. Sapete come la pensiamo? Noi consideriamo una riforma molto debole, lontana dalle esigenze di riforma, una riforma che evita tutte le questioni vere da riformare della magistratura italiana e dell'ordinamento giudiziario. Quindi la formazione professionale, l'avanzamento automatico delle carriere, la deresponsabilizzazione per conseguenza professionale del magistrato, l'assurdità del distacco dei magistrati presso l'esecutivo con una confusione fisica tra il potere giudiziario e il potere esecutivo. Invece qui ci trastulliamo con le porte girevoli per quei 4-5 magistrati che sono eletti parlamentari. Mi sembra una cosa francamente poco centrata, così come il tema del sistema elettorale, del CSM, che a noi pare marginale l'illusione che modificando i sistemi elettorali si cambino la testa e le culture di un paese, mi sembra abbastanza improbabile. Cosa ha spiegato adesso in sede di dibattito in Parlamento? Insomma, noi quando siamo stati chiamati a dare il nostro parere, come abbiamo fatto, come ci è stato chiesto di fare con la riforma del processo penale, penso abbiamo dato un buon contributo. Mi auguro che si possa dare anche su questo tema, anche se insomma, adesso non so quale sarà il percorso
il percorso parlamentare. Noi siamo sempre disponibili, stiamo lavorando alle nostre leggi di iniziativa popolare sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e presto parleremo attraverso di quelle. Bene. Beh, insomma, naturalmente non sono scelte casuali. Quando abbiamo deciso di parlare del problema della libertà del difensore come garanzia dell'indipendenza del giudice e quindi della giurisdizione, abbiamo pensato a Catanzaro, alla Calabria, come uno dei luoghi dove questo tema, diciamo, è vissuto in modo più impegnativo e più estremo. Sul caso Pittelli io mi sono espresso ripetutamente, non mettiamo bocca sul tema della responsabilità, ma guardiamo con preoccupazione a una vicenda che riguarda un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni e quindi aspettiamo di conoscere i fatti, ma denunciamo un accanimento nella fase cautelare francamente incomprensibile ai limiti dall'essere sospetto, francamente. Da questa cerimonia quale messaggio volete lanciare adesso? Il messaggio che la libertà e i diritti della difesa riguardano ovviamente i cittadini che noi assistiamo, il cittadino imputato, il cittadino indagato, ma riguardano ancor di più la libertà e l'indipendenza del giudice. Il giudice senza un avvocato forte è un giudice debole. Va bene, grazie. Ragazzi, grazie.